È chiaro che l'obiettivo di una terapia personalizzata è l'obiettivo primario della medicina moderna e dell'oncologia moderna. È un obiettivo ovviamente abbastanza ambizioso e non sono certa che 3 anni saranno sufficienti per raggiungere questo obiettivo, ma comunque si tende in questa direzione. Intanto ora quello che sappiamo, per esempio, è che il carcinoma ovarico non è un'unica entità. Una volta si parlava di carcinoma ovarico, ora si parla di tanti sottotipi di carcinoma ovarico che hanno caratteristiche cliniche, biologiche, molecolari completamente differenti e quindi verosimilmente avranno bisogno di trattamenti differenziati. Faccio un esempio: il carcinoma sieroso di alto grado, è senz'altro quello più frequente, ma è profondamente diverso da un carcinoma mucinoso o un carcinoma cellule chiare e quindi il trattamento andrà differenziato. Sino ad ora li trattiamo allo stesso modo, ma dovremo cambiare. Per esempio, nel carcinoma sieroso d'alto grado sappiamo che questo deficit così della ricombinazione omologa, che è un target che sta emergendo come molto importante nel carcinoma ovarico, è sicuramente predominante e naturalmente questo apre la strada a terapie personalizzate in questo senso. I danni molecolari presenti invece in un carcinoma cellule chiare, un carcinoma endometrioide, sono totalmente differenti e quindi anche lì avremo dei nuovi farmaci. Ci sono già dei farmaci che sono rivolti verso questi bersagli. E quindi sarà più appropriato, per esempio, utilizzare degli inibitori del pathway della PI3 kinase piuttosto che del mTOR in tumori in cui c'è un deficit di questo tipo. Quindi sicuramente stiamo capendo molto di più adesso. Non siamo ancora arrivati, ripeto, ad una terapia estremamente personalizzata, ma comunque la strada è quella giusta. L'altra cosa che volevo dire è che proprio qui all'ASCO c'è stata una presentazione molto bella di un gruppo di Edimburgo che ha cercato così di analizzare il profilo genico appunto di un numero elevato di carcinomi ovarici e nell'ambito di questo ha identificato per esempio una marcatura di genica che predice verosimilmente una miglior risposta alla terapia antiangiogenetica e questo ovviamente è importante in un'era in cui la terapia antiangiogenetica sta acquistando così tanta importanza nel trattamento del carcinoma ovarico. Quindi sapere quali sono le pazienti che potranno beneficiare maggiormente di questa terapia io credo che sia cruciale. Ma diciamo che si è confermato un qualcosa che già è stato sancito dall'Ovarian Cancer Conference che si è tenuta l'anno scorso a Vancouver, dove alla domanda quali sono i bersagli più importanti nel carcinoma ovarico, la risposta di tutto il panel è stato l'angiogenesi sicuramente e il deficit della ricombinazione omologa. E quest'anno abbiamo avuto la conferma che è veramente così, perché la sessione orale è stata dominata da due motivi fondamentali. Uno è l'angiogenesi, ripeto, dove abbiamo avuto conferma dell'attività del farmaco bevacizumab, che appunto è l'anticorpo monoclonale, per il quale già avevamo informazioni della sua attività in prima linea l'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto questo importante lavoro presentato sulla seconda linea, dove si è visto che l'aggiunta di bevacizumab alla chemioterapia di carboplatino e gencitabina nelle pazienti con una recidiva platino sensibile ha un impatto notevole sulla sopravvivenza libera da progressione e quindi questo conferma l'attività del farmaco in associazione alla chemioterapia e come mantenimento anche nel trattamento di seconda linea, quindi questo è molto importante. L'altro dato presentato riguarda un aggiornamento sul dato di sopravvivenza dell'ICON-7 e anche questo è molto incoraggiante. Diciamo che non solo questo aggiornamento conferma l'attività del bevacizumab in prima linea in termini di sopravvivenza libera di progressione, ma addirittura c'è un trend molto chiaro anche per un vantaggio in sopravvivenza e anche se si va a guardare soprattutto il sottogruppo di pazienti con tumore grosso, voluminoso, dopo la chirurgia, il vantaggio si vede molto chiaro anche in termini di sopravvivenza globale.
globale, addirittura ci sono 8 mesi di vantaggio in sopravvivenza globale in questo gruppo di pazienti, quindi direi che la conferma è molto forte. Il secondo gruppo di farmaci sono i PARP inibitori, anche qui abbiamo avuto una bellissima presentazione da Lederman, dove è stato fatto questo studio di randomizzato in pazienti preso alla seconda o terza recidiva platino sensibile, dove l'olaparib è stato utilizzato come mantenimento. E anche qui il vantaggio è veramente strepitoso, le curve sono profondamente differenti in termini di sopravvivenza libera da progressione, addirittura raddoppia il tempo alla progressione con l'utilizzo di olaparib come mantenimento. Quindi diciamo che questo è molto rassicurante, perché conferma quello che già così avevamo intuito in passato, e i dati sono sempre più solidi, quindi aprono ovviamente una strada per il futuro estremamente interessante. Nell'ambito delle novità o comunque degli aggiornamenti di questo ASCO c'è anche il dato molto interessante di sopravvivenza relativo allo studio OVA301, che è lo studio randomizzato che ha paragonato Celix verso l'associazione Yondelis-Celix nelle pazienti con recidiva di carcinoma ovarico. Avevamo il dato significativo sull'aumento della sopravvivenza libera da progressione con l'associazione Yondelis-Celix, oggi è stato presentato invece il poster sul dato di sopravvivenza, e quello che è molto interessante è che nell'analisi multivariata, che tiene conto quindi di vari fattori prognostici, c'è un vantaggio significativo anche in termini di sopravvivenza per l'associazione Yondelis-Celix. Questo è ancora ovviamente più evidente soprattutto nel sottogruppo delle pazienti che hanno un cosiddetto intervallo libero da recidiva tra 6 e 12 mesi, ma comunque globalmente in tutto lo studio abbiamo un dato positivo con un hazard ratio di 0.82 a favore della combinazione. Quindi questo diciamo che è molto interessante, perché conferma l'ipotesi che questa combinazione senza platino possa essere molto efficace nelle pazienti con recidiva, soprattutto platino sensibile o parzialmente platino sensibile, ed ancora più forza allo studio che stiamo iniziando ora, che si chiama Innovation e che è appunto uno studio randomizzato che confronta nelle pazienti con recidiva parzialmente platino sensibile la combinazione non platino, cioè trabectedina Yondelis-Celix, verso lo standard a base di platino che è carboplatino e Celix.